Ciao ragazzi, qui è Flash 81 e come avevo detto nel video che ho caricato stamattina mi è arrivato il sacchetto e ora vedremo cosa contiene questo pacco sorpresa. Allora, ve le metto tutti. Sono videogiochi della PlayStation 2. Le tiro fuori e ve le faccio vedere uno per uno. Non so cosa c'è, quindi è una novità sia per me che per voi. D'accordo? Questo pacco me l'ha... questo sacco me l'ha regalato AJ. È così che si fa chiamare. Ovviamente per... diritti privacy, non farò il nome vero di chi me l'ha dato, quindi abbiate pazienza, ma è l'unico se mi ha chiesto e io faccio così. Allora, sono, come potete vedere, non vi faccio dei titoli, come potete vedere ragazzi, sono un bel po', contando, aspetta, fammi vedere una cosa. Sì, due sono delle raccolte, ci sono anche delle demo, quindi, ovvero prove di videogiochi, roba così, ok? Allora, partiamo da il primo che c'è, ok? È uno che, un titolo tutto sommato che ho giocato, bello, della Capcom. L'anno morto ricordarselo. Il videogioco in questione è Devil May Cry 3 Special Edition, vecchio, diciamo è datato ormai, più che vecchio è datato, completo di ovviamente manuale e disco di gioco, ok? Questo è il primo. È, diciamo, un bel gioco abbastanza, per il tempo che era, abbastanza bello come grafica, come tutto, d'accordo? E ora lo mettiamo da parte. Questo è un altro gioco della, soprattutto della PlayStation 2, quindi console veramente vecchia, ok? Qui abbiamo Tomb Raider Legend, ok? Della Eidos. Devo ammettere che ho questo titolo, non l'ho giocato, non l'ho proprio, che alcuni dei videogiochi che so che mi hanno dato, alcuni, se non quasi tutti, non l'ho giocato, quindi non so cosa dire di questo gioco perché proprio non l'ho mai giocata. Fortuna vuole comunque che io ho una PlayStation, quindi ci posso giocare. Anche qui vediamo bene ragazzi che c'è sia disco di gioco che manuale, ok? E ora andiamo al terzo. Questo è un gioco della Konami. Buona... Io diciamo la Konami la conosco soprattutto per il gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh! E videogiochi che ci ha fatto, tipo Yu-Gi-Oh! Power of Chaos per PC e roba del genere. Il gioco è Silent Hill Origins. È uno di un videogioco stile, cioè genere horror. Anche qui notare bene disco di gioco e manuale, ok? No, non male. Devo un po', questo c'ha un po' di dedicate, infatti penso che questi vi lo sa bene, il videogioco della PlayStation 2 che
li potevi trattare di merda, ma funzionavano sempre, ok? Ovvio, se le dividevi nel mezzo, no, d'accordo? Poi abbiamo un gioco sul calcio, sempre della Konami, guardate, vedete? Ovvero Pro Evolution Soccer, ovvero PES 4. Non so di che anno sia, sinceramente. Vabbè, qui comunque sempre da vedere disco di gioco e manuale, che questo boia, cioè ragazzi, questo è lo spessore del manuale, cioè ora a Marfatia ce lo fanno. Poi bello, cioè tutto a colore, cioè non so se notate bene, però cavolo. Ok, ora siamo arrivati a, diciamo, due custodie che non sono, diciamo, niente, ok? Perché in fin dei conti sono trucchi, roba così, ovvero sono questi due. Non sono né giochi né niente, cioè diciamo più che altro sono demo. Quindi non importa, ragazzi, che vi dico io cosa è una demo, lo sapete benissimo anche voi. Quindi andiamo e passiamo d'oltre, ok? Questo, anche questo è un gioco che non ho mai provato, è nuovo per me, ovvero Final Fantasy 7 Dirge of Cerberus, eccolo qua. Anche questo è della Square, non mi ricordo, della Square Enix, non so se si dice così, ragazzi, insomma la marca è questa, ok? Gioco, ripeto, anche questo io non l'ho mai provato, io l'unico Final Fantasy che ho giocato, e spero che non mi maledite per questo, che non mi è neanche garbato più di tanto, è stato Final Fantasy X. Questi giochi fatti in questo modo, a me personalmente, questo io parlo per un mio gusto personale, ragazzi, non mi piacciono. Mi garbano, se proprio devo giocare un gioco di ruolo su in un videogioco, preferisco giochi tipo Neverwinter Night, Diablo, Warhammer, questi, ma Final Fantasy non mi ha mai detto nulla. Poi, per carità, c'è chi piace il gioco da morire, che come me predilige altri giochi. Qui abbiamo un videogioco Platinum, vedete? Aspetta. No, qua si vede Platinum della Sierra, ovvero Crash to Insanity. Anche questo, ragazzi, non ci ho mai giocato perché non lo conosco, cioè è la prima volta che lo sento nominare, cioè nominarlo, ho sentito, averlo nelle mie mani, diciamo, è la prima volta. Comunque anche qui notiamo, te lo metto bene, il disco di gioco e il manuale, d'accordo? Poi qui abbiamo Crash of the Titans, vedete il titolo, eccolo qua, anche questo fatto dalla Sierra, una marca che l'ha prodotto, penso. Beh, anche questo, ragazzi, sono ripetitivo, me ne rendo conto, ma come dicevo, non ho mai giocato a un gioco di Crash, mai fatto. Ora, Note 3,
e ci giocherò, non c'ho mica problemi. Tanto ripeto, la PlayStation 2 ce l'ho, ovvio, per come sono i giochi preferisco quelli di ora, ma quello è normale. Però alcuni giochi vecchi, devo dire, io vecchi tendo per la PlayStation 2, devo dire che sono meglio quelli vecchi di quelli, ma soprattutto per la trama, perché io in alcuni giochi guardo anche la trama, com'è, più che anche il gameplay. Però tutto sommato il gameplay è sempre, diciamo, le cose da fare con le mani è quello, pigia due tasti, due leve tecnologiche, finita lì, ok? Qui abbiamo un altro gioco di Crash, il dominio sui mutanti. Devo dire che queste custode, che questi giochini erano belli, secondo me, sia il disco, proprio perché era molto colorati, una cosa che mi piace. Sono divertente. No ragazzi, ho letto una cosa, dove l'ha fatta, non so se vedete bene, c'è il Mago Forest, e dice, cioè proprio, se no lo sai, la gente si poteva prenderla male se non c'era il Mago Forest, presta la sua divertente, ma dove? Voce a Neocortex, cioè io ora voglio giocare solo per aver visto Neocortex davanti ora. Boh, vabbè, lasciamo perdere. Poi abbiamo qua un gioco, questo credo che mi manchi, non so se ci posso giocare anche senza questo accessorio. Vabbè, lo dovrò provare, raga. Mi sembra stato le campe, scusate. Lo dovrò provare perché non lo so. No, non ce l'ho. Sia questo che quest'altro non lo possiedo, quindi le dovrò dare via. Bella l'opertina rossa, ovvero Buzz, che è un gioco a quiz, infatti di base super quiz della Sony, vedete, è della Sony. E poi sempre della Sony, Bugs del Mega Quiz, qui fantasia per i nomi, portami via, eh? Anche qui devo ripetermi, cioè disco di gioco e manuale di istruzione, cioè istruzione manuale, punto. E siamo anche in questo la stessa cosa di prima. La cosa che mi piace molto di queste, diciamo, copertine di questa custodia è proprio questa serie della custodia rossa, che di solito la custodia dei giochi della PlayStation 2, come quella della PS3, della PS4, la copertina, diciamo, sono blu. Ovvio, ci sono alcuni giochi che hanno come la copertina, ce l'hanno nera, ma il più delle volte la copertina, cioè la custodia, passatemi il termine ragazzi, la custodia del videogioco è di questo blu qui, ok? Invece in Buzz the Mega Quiz la custodia è rossa, e devo dire che è una cosa carina, abbastanza, mi piace. Poi l'unici che conosco le lascio da ultimo. Ah, e qui si va in santi vecchi, diciamo. Abbiamo un altro gioco della Capcom, horror, anche questo, penso che da Capcom faccia parecchi giochi horror,
E questo è Resident Evil 4. Vedete? Molto, anche questo non ci ho mai giocato. Ovviamente questo è classico, sono, da quanto ho capito, zombie. E ovviamente in Resident Evil la cosa primaria sono gli zombie, ragazzi. Ok? Allora, qui io sbaglio, ragazzi, perché togliate le mani e la sbaglio, avete pazienza. Qui c'è il manuale, vedete, è bello, bello rosso, quest'area un po' tetra, da film horror. E poi la parte di questo disco che sembra proprio, diciamo, usato, che ci sono anche delle macchie di sangue, vedete? E anche questo è completo. Poi questo penso che tutti voi lo conoscete, ragazzi, perché è uno dei giochi più famosi del brand della PlayStation 2, ok? E sto parlando di God of War 2. Bello, esagerato, anche questo è della Sony, vedete? Allora, qui, bello, disco di gioco e manuale. Devo dire che in tutti questi c'è sempre il manuale dell'osso, mi piace assai. Io God of War 2 l'ho giocato, è bello, mi è piaciuto tanto. Sì, vabbè, lo so, ragazzi, mi devo aggiornare, devo prendere una bella PlayStation 4 per metterci God of War 3 e compagnia bella, però datemi tempo, raga, cioè, Devo dire però, per quelli che ho giocato, fra tutti, anche God of War 2, come il primo, mi è piaciuta molto la storia di questo spartano che va a combattere anche contro le divinità. Bello, esagerato, non vi spoilerò oltre, perché se qualcuno di voi non ha mai giocato a God of War, io ve lo consiglio, cioè se lo trovate, pigliatelo, perché è veramente bomba. E poi questo dovrebbe essere, sì, mi pare, sì, è seconda della, è un videogioco della Ubisoft, ovvero Prince of Persia Spirito Guerriero, che a parere mio un po' è peggiorato rispetto al primo. A me mi è piaciuto di più il terzo che del secondo, e già qui si inizia a fare il manuale, che, cioè, questo è il manuale, vedete? Questo è il manuale, però se lo metto di profilo, sì, fra poi non lo vediamo più, perché c'ha in tutto 15 pagine, non vi prendo in giro, raga. Guardate. Ve la zoom. Della serie, auguri. Beh, ragazzi, questi sono tutti i video che AJ mi ha regalato, e sapete come si dice quando una cosa è regalata, non ci si deve lamentare, giusto? Comunque, ma questa persona qua mi dovrebbe portare altra roba,
Quindi diciamo questa è pacco sorpresa parte 1. Ci saranno altri pacchi sorpresa, ok? Con questo è tutto, ci si vede al prossimo video, ciao! Da FlashTotuno lasciate un commento, mettete un like e iscrivetevi al canale, ciao!